Sì, perché eravamo andati in vantaggio sull'1-0 e poi se non riesci a fare il secondo e il terzo gol, poi vai a rischio di che loro con un'occasione ti facciano 1-1 e poi viene difficile ribaltarla. Però comunque ci prendiamo questo punto e cerchiamo di lavorare per fare 3 punti domenica. Siamo uno degli ultimi arrivati nel calcio mercato, come sono andate le cose? Sei contento di essere qui, con le punte, insomma, durante un po' queste ultime ore? Sì, sono molto contento perché il Pescara mi ha voluto insistentemente, quindi mi ha voluto molto fortemente, quindi sono molto contento di essere qui. È stato emozionante esordire con questa maglia e niente, sono contento. Speravo di esordire con la vittoria, però ci proveremo domenica. C'è un modo anche su quel calcio di punizione che il portiere è riuscito poi a restituire con il secondo così, però intanto ti sei fatto vedere anche comunque il mister che appena Menucci aveva avuto un problema ti aveva subito fatto scaldare, comunque c'è una fiducia del club e del mister. Sì, devo dire che ho avuto subito fiducia da parte di tutti. Dispiace potevo fare gol, però è stato comunque anche bravo il portiere a fare quella parata. Che cosa è mancato oggi, secondo te? Secondo me è mancato fare appunto il secondo o terzo gol per dare la mazzata all'avversario, invece rimanendo sempre su 1-0, li tieni sempre in vita. Alla fine, quando subisci un'occasione 2, c'è il rischio appunto di pareggiare la partita come è successo. Però che questa squadra che comunque rispetto a quella della Vita Pesce è una formazione che è riuscita a giocare dal primo minuto, si chiudeva bene, li ha pressato anche certe volte non li ha fatto giocare. Esatto, pressavano bene, ci hanno fatto giocare non benissimo o malino in alcuni tratti della partita, però ripeto, se fai 2 gol la partita la ammazzi, invece rimanendo sul 1-0 li tieni sempre a galla. Fernando? Benvenuto Simone. Grazie. Esordio, ti chiedo se ti aspettavi di essere giocato subito nella mista, insomma sei arrivato da 2 giorni e c'è stata subito questa occasione, quindi se ci speravi, ti aspettavi. Si diceva anche che potessi giocare titolare, probabilmente perché forse Nemo già non era il top della zona, quindi questo. E poi se questa trattativa c'è stato anche un po' zampino delle voci di spogliatoio, magari Gherardi era già arrivato, conoscevi qualcun altro, insomma cose che avevano detto di Pescara, quindi se ti hanno convinto, dici guarda, vieni perché... No, sì, beh, certo, comunque qua è arrivato Gherardi che era con me a Vicenza e mi ha parlato molto bene della squadra, della società, di come si vive qua a Pescara. Poi c'è stato anche qua Giacomelli e Crecco l'anno scorso, mi hanno parlato tutti molto bene. Ripeto che il Pescara mi ha voluto molto fortemente, quindi non ci ho pensato 2 volte a venire a Pescara. E la prima domanda non me la ricordo. No, se ti aspettavi di giocare Sì, comunque ho parlato col mister appena arrivato, mi ha chiesto se stavo bene fisicamente, se avevo subito infortuni eccetera eccetera, con la risposta che stavo bene, stavo alla grande, mi ero sempre allenato e avevo anche giocato nelle ultime partite, quindi sì, mi aspettavo magari di entrare, non di giocare dall'inizio, infatti mi aspettavo di entrare. Come caratteristiche tu in tandem con Pompetti, che è un giocatore, diciamo, un regista, così mi sembra che ci vai bene, ci vai d'accordo. Sì, tu aggiungi chiaramente più fisicità, però anche tu abbini sia la costruzione del gioco che la parte di tempi. Chiaramente devo conoscere ancora bene i compagni, Pompetti è un giocatore che mi piace e che mi trovo bene. Che idea ti sei fatto di Pescara? Secondo te questa squadra dove può arrivare? Alla fine sei uno degli ultimi arrivati, hai anche una percezione esterna, no? Di Pescara e di Pescara. No, mi sembra sicuramente una buonissima impressione sia da parte del gruppo sia la città che poi avrò modo di vedere, di visitare. E siamo tanti ragazzi, mi hanno accolto tutti molto bene, questo gruppo secondo me ha qualità importanti per fare qualcosa di importante.